Parliamo con Enrico Bottero, ricercatore, pedagogista, autore di importanti saggi, formatore. Si occupa ultimamente soprattutto di problemi legati al tema della valutazione e quindi con Enrico Bottero parliamo di un problema che in questo momento è molto sentito nella scuola primaria. Come sappiamo, una legge approvata nel mese di ottobre ha previsto che il voto numerico non sarà più utilizzato negli strumenti di valutazione per la scuola primaria. Si tornerà ai giudizi descrittivi già previsti dal lontano 1977. In molte scuole ci si sta chiedendo, ma possiamo iniziare a lavorare in questa direzione? Dobbiamo aspettare una circolare del ministro? Siamo autorizzati a non usare più i voti? Ecco, sono problemi di cui adesso parliamo con Enrico. Allora, intanto, il primo punto è, ma le scuole devono aspettare, come dire, qualche via libera del ministero? Le scuole non devono aspettare nulla perché la legge è già in vigore. Ecco. Quello che per quanto riguarda l'autorizzazione, devono però aspettare delle linee guida, no? Perché a quanto è in mia informazione, le linee guida del Ministero dovrebbero arrivare per dare delle indicazioni non prescrittive, ma comunque indicazioni, siamo in autonomia scolastica, quindi non saranno prescrittive, ma è giusto che ci siano. Credo che arriveranno queste indicazioni, che riguardano sia le modalità, della valutazione, sia quelle della valutazione finale. Ecco, e intanto aspettando queste linee guida, che cosa possono fare le scuole? Che cosa è bene che facciano, a tuo parere? Io direi tornare all'idea cardine della valutazione, cioè che la valutazione non è l'espressione di un numero, ma è l'espressione di un giudizio, giudizio sul raggiungimento o non raggiungimento di un obiettivo di apprendimento. Quindi la prima cosa è un lavoro sulla programmazione, la definizione degli obiettivi di apprendimento che si fa con la programmazione. E subito dopo, contestualmente, l'individuazione delle modalità di valutazione, quindi gli strumenti di osservazione, gli indicatori e gli strumenti di espressione del giudizio. Senti, quali strumenti si possono usare per valutare? Ci sono diversi strumenti. Anzitutto bisogna dire che la valutazione non è una misurazione. Quindi se si fa per esempio un compito, una prova di valutazione è sicuramente uno strumento, ma la valutazione non è il giudizio o il voto che si dà su quel compito. Il compito è un indicatore, uno tra gli indicatori possibili del raggiungimento o non raggiungimento di un obiettivo. Insieme ai compiti, diciamo, ai test oggettivi, ci sono anche però tanti altri strumenti. Quelli principali direi sono quelli osservativi, che riguardano appunto il rapporto con il bambino, il dialogo, le domande che si fanno, eccetera. Questi strumenti osservativi, che possono anche essere resi oggettivi attraverso il diario di bordo, il portfolio, quello che gli insegnanti vorranno, concorreranno insieme alle prove oggettive all'espressione del giudizio. Naturalmente dobbiamo distinguere tra valutazione formativa e valutazione sommativa. La valutazione formativa che si svolge in itinere è molto centrata su questi strumenti osservativi. La valutazione finale sarà centrata anche su test di valutazione finali che riguardano un insieme di obiettivi, mentre la valutazione formativa riguarderà solo alcuni obiettivi, quelli che si stanno svolgendo in quel momento, in quella giornata. Ad un certo punto arriveremo però a dover compilare la scheda di valutazione. Sarà un passaggio importante. Come ci si potrà comportare, a tuo parere? Beh, a seguito, diciamo,
periodicamente, potrà essere mensilmente, potrà essere alla fine del quadrimestre, si faranno osservazioni complessive, cioè su un insieme di obiettivi di apprendimento. A conclusione, di questo, si cercherà di formulare un giudizio sul raggiungimento dell'obiettivo previsto a livello quadrimestrale, no? Gli strumenti possono essere, per esempio, una rubrica valutativa, no? Con obiettivi di apprendimento che possono essere definiti su una scala di 3, di 4 o di 5, no? Raggiunto, non raggiunto, parzialmente raggiunto. Aggiungo però che probabilmente sarà possibile anche un giudizio descrittivo, sintetico, per disciplina, con cui in modo discorsivo l'insegnante potrà spiegare al genitore e al bambino, diciamo, le difficoltà, le possibilità, gli obiettivi raggiunti e le prospettive per il futuro. Va tenuto conto del fatto che la valutazione, per essere efficace, non ha un valore sanzionatorio, ma ha un valore soprattutto proattivo, cioè sostanzialmente di stabilire il punto in cui un ragazzo è arrivato e i passi che deve ancora fare per migliorare i suoi apprendimenti. Per questo il passaggio dal voto a giudizio è un passaggio importante. Senti, c'è una questione che ti vorrei sottoporre, su cui vorremmo avere la tua opinione. Il rapporto fra valutazione dell'insegnante e autovalutazione da parte dell'alunno. Quanto è importante l'autovalutazione in questo processo? Direi che è essenziale. Nel mondo della ricerca ormai da parecchi, alcuni decenni, abbiamo acquisito, diciamo, un elemento fondamentale, che la valutazione è uno strumento, non è il fine, è uno strumento per l'autoregolazione degli apprendimenti. Autoregolazione vuol dire che il bambino, grazie alla valutazione che si dà da solo, che gli dà l'insegnante, si autoregola per correggere e migliorare i propri comportamenti. Per fare questo deve essere coinvolto, ovviamente. Quanto più perciò il ragazzo è coinvolto nella propria valutazione, tanto più sarà facile fare un'operazione di autoregolazione. Quindi la valutazione dell'insegnante sì, ma questa valutazione dovrà essere confrontata con l'autovalutazione dell'allievo. Anzi, direi un'altra cosa, che uno degli obiettivi dell'insegnante è anche quello di aiutare il ragazzo ad autovalutarsi. Per fare tutto questo, lavorare in gruppo, lavorare in modo cooperativo, ma anche continuare a studiare, formarsi. Quindi il tema della formazione è centrale in tutto questo. Sì, il tema della formazione centrale, io spero veramente che il Ministero approvi un piano di formazione nazionale sulla valutazione, perché questo è un passaggio molto importante che, per essere realizzato in modo compiuto, richiede, diciamo, una piena adesione da parte degli insegnanti, perché sono poi loro che fanno e gestiscono la situazione didattica. Aggiungo anche, dovrà anche intervenire sul registro elettronico, perché se i registri elettronici rimarranno quelli di prima, secondo quel modello ottocentesco che viene distribuito dalle case editrici, sarà molto, diciamo, più difficile per gli insegnanti applicare un nuovo modello che non è fondato sul voto. Quindi bisognerà pensare a nuovi registri elettronici. Certo. Bene, ringraziamo Enrico Bottero per queste utilissime considerazioni e ovviamente buon lavoro a tutti. Lavoriamo, studiamo in modo cooperativo, in modo da trovarci pronti e poi a fine anno per la valutazione finale che rappresenta comunque un momento importante per tutti, per insegnanti, alunni e famiglie. Grazie ancora. Grazie a voi.